Cantante Quagliariello, oggi iniziativa all'Aquila per fare un punto un po' sul PNRR, qual è la situazione, quali sono le prospettive per il territorio? No, non è fare un punto sul PNRR, ma in qualche modo rendere edotta la cittadinanza di quello che la Fondazione ha fatto per il PNRR. Perché la Fondazione Magna Carta ha partecipato al tavolo complementare, ha aiutato a diffondere i bandi e a predisporli e quindi può dare dei dati. Le cose sono andate molto meglio del previsto perché sono a disposizione circa oltre 600 milioni nei bandi che potranno fruttare fino a 2 miliardi e mezzo di soldi appunto spesi di ricaduta sul territorio. Le domande che riguardano la parte abruzzese del cratere sono il 27%, quindi le cose sono andate meglio di come si poteva prevedere. Ora il problema è andare avanti su questa linea e sostenere l'ottimismo, perché le cose non stanno andando affatto male.